Sarebbe ritrovati con dilettanti per dire, insomma, ci state vedendo, quindi abbiamo deciso di non andare in vacanza nonostante sia terminata da parecchio tempo la stagione calcistica, parliamo un po' di calcio mercato per cercare di capire i, i primi movimenti delle nostre squadre dalla Serie D fino alla prima categoria. Andiamo a presentare gli ospiti che sono con noi questa sera. Daniele Massoni, tecnico del Fomarco alla stagione numero, numero 5, buonasera a tutti. Sei contento di rimanere a Fomarco, Daniele? Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi cercheremo di capire chi confermi e chi non confermi, invece vedo sorridente, direi quasi radioso, l'ultima volta che era stato qui due mesi fa era il dopo Esondalo di bigica ed era un po' cupo in viso, ciao Mauro Turino, grazie dell'invito, buonasera a tutti e niente, ripartiamo. Riparte lo Sporting in che rompe, no? Ti abbiamo invitato perché nelle ultime ore, negli ultimi due giorni Lo Sporting ha fatto subito capire di voler fare le cose in grande Annunciando due giocatori Gestra, centrocampista, classe 1988 Dal eh, ex Pontisola, ex Castelletto, ex Alzano Insomma un giocatore di assoluto valore Già per la Serie D immaginiamoci in eccellenza E poi questo colpo a sorpresa Fino a un certo punto di libero Donofrio che il Borgomanero Manero l'ha confermato non più tardi di due settimane fa, immagino Mauro che a Borgomanero non l'abbiano preso benissimo questo, questo arrivo a Bellinzago. Come l'abbiamo preso a Borgo Manero non lo so, sicuramente perdere un giocatore come Donofro spiace a tutti, però noi come Bellinzago penso che abbiamo fatto una trattativa molto corretta trattativa che nasce dopo il comunicato ufficiale numero 78 del 16 maggio della Federazione Italiana Gioco Calcio del Comitato Regionale Piemontese, dove per la prima volta rispetto agli altri anni in anticipo uscivano già i giocatori svincolati col 108, cioè i giocatori proprietari del proprio cartellino che di anno in anno eh, appunto, spediscono questo 108 per essere liberi a fine anno. Dopodiché abbiamo letto questo, abbiamo contattato Donofrio che era tra gli svincolati. Donofrio si presentò la prima volta, lui mi disse più per una questione di rispetto perché so che state smantellando la squadra, so che il presidente va via, so che Massaro figlio va via. Sono venuto per una A proposito, scusate se ti interrompo, accordo fatto con il Gozano, quindi Massaro. È di fatto un giocatore del Gozano per l'annuncio, immagino dopo il primo di luglio, però l'accordo tra le due società e tra il ragazzo e il Gozano è stato raggiunto? Assolutamente sì. Eh, perciò dopo quell'incontro lì dove noi invece abbiamo chiarito con Donofrio che il Brizzago Calcio andava avanti e assolutamente aveva intenzione di ripartire, ripartire con un obiettivo ancora importante, cioè mettere in piedi una squadra per cercare di vincere questo campionato di eccellenza. E da lì è, nata poi anche il, è nato il bisogno di chiarire una volta per tutte, che poi, quando è uscito il comunicato stampa, dove la proprietà dichiarava che non era interessata ad nessun'altra società, alle proposte di altre società, ma ripartiva Bellinzago in un contesto che si era creato l'anno scorso anche. Con un rispetto nei confronti dell'amministrazione comunale e con un percorso stabilito esattamente 12 certo. mesi fa. Dopodiché sono seguiti altri incontri col giocatore fino a quando abbiamo trovato l'accordo. Daniele, eh, mettiti nei panni del Borgo Manero: come avrebbe reagito Daniele Massoni? Insomma, perché non più tardi due settimane fa sul sito del Borgo Manero era apparsa la notizia della conferma ufficiale di Donofrio, con tanto di dichiarazioni. Poi un po'. Non dico rettificate, ma un po' sfumate. La, la reazione del Borgo Manero sicuramente troppo contenti non sono, soprattutto legati al fatto che stiamo parlando di un giocatore eh, importante e mi sembra anche significativo sotto il profilo delle, delle presenze nel, nel Borgo Manero. D'altra parte, eh, secondo, secondo me, anche questa situazione di stallo del mercato è uno stallo, secondo me, teorico: nel senso che Uh, siccome ci sono tante situazioni che per essere messe nero su bianco, nero su bianco devono aspettare il primo di luglio, uh, secondo me è proprio, proprio legato... Io ti dico, eh, riguardo ad alcuni miei giocatori, noi abbiamo raggiunto l'accordo per la riconferma e tutto, ma... Di Piffero io... possiamo dirlo? Piffero? Garoli? Eh, sì, eh, però ti, ti dico, Daniele, sono tutti giocatori eh, con i quali c'è un ottimo rapporto, con i quali ci si è dati la mano e con i quali però quando, quando è scritto nero su bianco siamo più contenti. Allora, ti chiedo, c'è già, già qualche giocatore che sicuramente non rimarrà a Fomarco invece? Uh, a, a oggi ti posso dire vabbè, sicuramente 30 anni che è eh, un, un giocatore del Baveno e, e sicuramente Gigio Lattanzio per uh, una scelta diversa, nel senso che l'orientamento nostro è quello di andare su un portiere giovane. Questo è allo stato attuale delle cose. Ecco il nome che si fa per il Borgo Manier, invece è. C'è cioè quello di Gasparri, no? abbiamo verificato questa voce, c'è cioè questa trattativa, Mauro è un giocatore importante, no? si sì, giocava gioco. nel Verbano. Sì, sì, giocatore importante, se non ricordo anche male ha costato spesso al Verbagna nelle ultime stagioni, c'era cioè un po' un obiettivo loro in queste ultime annate. Mi, hai, mi hai dato un assist perché proprio mentre stiamo andando in onda, in questi minuti c'è un colloquio importante, non so quanto distante da qui. Cioè bisogna oltrepassare la, la dogana, andare in Svizzera. Alessandro Oliva è a colloquio con una società di Serie B Svizzera, potrebbe esserci addirittura già la fumata bianca, e quindi l'accordo. In questo caso, ovviamente, Oliva non sarebbe più l'allenatore del Verbagna, ma andrebbe appunto ad allenare in Serie B Svizzera. Mentre la proprietà, il, io l'ho chiamato un po' il triumvirato: no? Gonzaga, Pangallo, Montani si trova a Creta per impegni di lavoro di Gonzaga, è stato anche seguito, sondato un. Difensore classe 94 greco, appunto, che potrebbe arrivare a Verbania, Verbania che di fatto eh, smantella la squadra dello scorso anno, cioè non rimarrà praticamente nessuno, tutti i giocatori sul mercato. Alcuni si sono già accasati, abbiamo detto di Barantani già la scorsa settimana a Baveno, dove potrebbe anche essere seguito da Romano Lipari. Ramaglio sarà eh, riscattato dallo dall Stresa, che segue anche Lipari, Manfroni andrà probabilmente a Santiago insieme a Viscomi. Insomma. Si riparte veramente da zero. Vi chiedo a entrambi la vostra sensazione, perché si può parlare solo di sensazione su Alessandro Oliva. È chiaro che se uno va a un colloquio, eh, non è poi magari convintissimo di rimanere a Berbagna. Mauro e poi Daniele. Ma sì, io tra l'altro ho visto una partita di playoff lombardo, vicino ad Oliva, eh, che era poi sorbia sommese, sestese. E qualcuno ridendo fine partita aveva fatto un paio di battute vedendomi appunto insieme che, a Oliva a chiacchierare, ma si chiacchierava soprattutto sulla partita, perché quella partita lì alla fine eh, era sembrata molto a, a Bellinzago-Borgomanero, mi, mi era sembrata di rivedere lo stesso copione di Bellinzago-Borgomanero e ripeto dopo questa chiacchierata poi ci siamo rivisti a Gravellona durante il torneo Montani però lui con i frangenti lì non ha mai dato motivo non aveva mai dato conferma io ti chiedo la tua sensazione e poi chiedo quella di Daniele cioè, se dovessi scommettere il classico 500.000 euro no? perché io posso scommettere un euro tu puoi scommettere 500 500.000 dove lo scommetteresti ma ora cioè sulla permanenza sull'addio beh secondo me oggi sull'addio Daniele? Ma io ti dico, conoscendo, conoscendo Alessandro, io sono dell'opinione che siccome è una persona comunque molto decisa nel, nelle sue cose, il fatto che non si sia ancora eh, trovata la fumata bianca riguardo a Verbania, eh, qualche dubbio già, già lo mette. Se poi l'alternativa, però indipendentemente da tutto, con tutto il rispetto per la piazza di Verbagna ma se l'alternativa è una serie B svizzera, eh, io direi che più di un pensierino è assolutamente logico che, che ce lo faccia e poi scusa, nei primi nei collochi che ha avuto mi sembra che eh, i giocatori 4-5 giocatori tra cui Viscomi Manfroni, e poi quello che è Pioletti, che aveva portato. Cioè, su quello mi anche Pan e, senza... e Mi sembra che su quello, lui voleva porre le basi per costruire la squadra, perciò. Se il Viscomi di turno viene messo in discussione, viene messo sul mercato e viene liberato, non, non mi sembra che stiano seguendo gli obiettivi prefissati da Oliva. Ti faccio una domanda cattiva: qualcuno, anzi, non diciamo chi, però un collega ha detto, eh, si vede che Cretas quest'anno sta facendo la squadra, e forse l'anno scorso non l'ha fatta. Anche perché eh, abbiamo detto di Gestra, abbiamo detto di Donofrio, abbiamo detto della conferma riciana. prima lei le diceva del primo di luglio fatidico, beh ci sono altri nomi accostati, vicinissimi, manca solo la firma allo Sporting, Tos, eh, da Santi A, l'altro sempre Santi A e Baldi che sarebbe il colpo da 90 dal Bra. Sì, diciamo che. Mh, beh, eh. Cretas, quando è arrivato l'anno scorso, non ha potuto fare la squadra, non poteva farla perché 7-8 undicesimi erano già stati presi associati all'allenatore nuovo che era arrivato. Di conseguenza, lui non ha potuto lavorare in sintonia col Mister perché c'era già appunto questo abbozzo di squadra. Quest'anno ti dico che ha lavorato tantissimo. È da un mese e mezzo che lavora, non dico giorno e notte perché forse sto esagerando, ma comunque ha fatto montagne di chilometri, un sacco di telefonate a destra e a sinistra, ha contattato decine e decine di giocatori e sempre in contatto... Beh, prima l'ha fatto in funzione del, del, del Mister perché di Mister ne abbiamo contattati diversi. Dopodiché ha scelto il Mister, ha cominciato a lavorare in sintonia con lui. E, si confronta poi con me sistematicamente almeno 8-10 volte al giorno telefonicamente, poi ci vediamo praticamente quasi tutti i giorni e facciamo il riepilogo della, 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 della giornata e della situazione. Ti dico, sta lavorando tantissimo per non sbagliare queste scelte, per creare veramente una squadra che abbia tra la caratteristica principale degli attributi, la voglia di vincere, la voglia di sacrificarsi, la voglia di lottare, insomma, non possiamo più sbagliare. Soltamente. Possiamo parlare di una figura, voglio coinvolgere Daniele, qua del direttore sportivo, intorno a cui iniziano a esserci delle perplessità, o meglio, si dice che la figura del direttore sportivo in categorie come la promozione alla prima categoria è superata. Cosa ne pensate? Ti dico... Che dipende alla fine dipende sempre dagli uomini eh, io ti porto l'ultima esperienza nel senso che io eh, adesso sto lavorando che non è una figura vera e propria direttore sportivo ma mi sta dando una mano Fabiolana nella, nella costruzione della squadra e ti dico che è un, una strada secondo me corretta Corretta per due, per due ragioni. Primo perché eh, non è giusto che sia l'allenatore andare a contattare i giocatori, soprattutto a fare anche trattative economiche di un certo tipo, però dall'altro punto di vista deve essere qualcuno che di calcio mastica, di, di, calcio, mastica, di, calcio, di calcio capisce. Quindi eh, per dirti io quest'anno tutte le cose che stiamo gestendo, tutti i contatti così, eh, come diceva il direttore, è una cosa che eh, in sintonia tra, tra me e lui e la società, ma poi i contatti li riprende lui. lui. e me un giocatore che è stato contattato dalla Fomarco. Un giocatore che è stato contattato dalla Fomarco. Devo chiamare Lana? Ah. Devi chiamare Lana. <ride> Mentre ci pensa andiamo da, da Mauro sul ruolo del direttore sportivo? Su? Sul ruolo del direttore sportivo? Beh, in una squadra come la nostra è fondamentale. Questo Assu è ovvio. Assolutamente fondamentale. Oltretutto lui ha la fortuna di poterlo fare a tempo pieno perché lo fa a tempo pieno e di conseguenza è motivatissimo e caricatissimo con... lì di pr promozione soprattutto per una categoria, Mauro? No, ma questa figura ci vuole sempre, ci vuole sempre perché alla fine il mister ha ragione, cioè non, il mister non può mettersi lì a discutere del rimborso spese. Eh, importante, meno importante e eh, 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 di tante altre cose che, che devono passare attraverso il direttore sportivo. Okay, andiamo a vederci adesso l'intervista a Remedio Bacchetta e a Manuela Margaroli in merito alle finali eh, regionali che si sono svolte al Campo Galli di Baveno, le interviste di Donatello Zonca. Baveno, capitale per un giorno del calcio a livello regionale, calcio giovanile, con il Presidente Bacchetta, l'occasione per un bilancio. Innanzitutto come mai la scelta di Baveno, a parte che mi sembrava doverosa. Sì, ma poi anche nello spirito che noi abbiamo da anni intrapreso di fare in modo che queste finali vadano eh, ad, essere, ad interessare tutto il territorio regionale perché... Credo che i nostri ragazzi sia importante, oltre che imparare a giocare al pallone, imparare a conoscere anche le nostre due regioni calcistiche, che è il Piemonte e la Valle d'Aosta. Credo che al di là del tempo adesso, ma dell'ultima mezz'ora, per i genitori e i giocatori c'è stata una bellissima giornata, non solo di sport, anche come panorama, come ambiente. Mi è... Direi che oggi sono soddisfatto soprattutto... Mi pare che i genitori comincino a capire l'importanza non tanto solamente di vincere ma di arrivare a fare una finale. Io questa mattina ho proprio ripreso questo discorso con i genitori dicendo non riveniamo a questi ragazzi il ricordo di aver fatto una finale regionale. Perché è vero il vincere, però credo che bisognerebbe cambiare la cultura e dire non ho perso la finale ma ho vinto il secondo posto regionale perché tra tutte le squadre che abbiamo arrivare a fare la finalissima significa aver fatto una stagione eccezionale e non deve essere rovinata. Hai avuto la torta, ti è mancata la ciliegina, ma questo, la mancanza della ciliegina non deve rovinare la torta. Questo è un aspetto positivo che condivido e sottoscriviamo in pieno. Presidente, eh, è vero che è una stagione ormai eh, in chiusura come vuole la tradizione se ne apre un'altra. A livello invece dilettantistico, eh, come si pre preannuncia la stagione 2013-2014? Ma guardi, al di là che la chiudiamo proprio l'ultimo giorno, perché domenica prossima 30 abbiamo le, in Val d'Aosta abbiamo le finali delle rappresentative provinciali e lievi giovanissimi, per cui proprio 30 giugno si chiude una stagione e 1 luglio se ne apre un'altra. Noi abbiamo vissuto quest'anno una grandissima stagione, lo dico come campionati eh, anche qua nel Vici ma dappertutto nel Novaresi, in tutto il territorio. Abbiamo avuto campionati giocati davvero fino all'ultima giornata, molto spettacolari sia per salire che per salvarsi. Questo va a vantaggio della qualità del calcio piemontese valdostano che sta crescendo notevolmente io guardo sempre il mezzo bicchiere pieno non è vero che si abbassa il livello, proviamo a pensare che il livello magari si alza anche un po' perché le squadre tutti hanno voglia di combattere e giocare fino alla fine la prossima stagione si apre, non lo so, non lo so come si apre si apre i presupposti sono buoni l'unica negatività che ci potrebbe essere io sto battendo con i miei consiglieri stiamo battendo tutto il territorio regionale proprio per far capire alle città l'importanza di fare anche fatica ma di iscriversi a fare i campionati della Federazione eh, Italiana Gioco al Calcio. Credo che l'unico piccolo problema che possiamo avere è un problema che non dipende da noi ma dal particolare momento autonomico, eh, economico che attanaglia non solamente eh, la vita sociale normale ma chiaramente anche le attività sportive. Io credo che in tutto questo ci vedo un pensiero molto positivo. Stiamo davvero tornando ad essere dilettanti. E spero che il futuro sia roseo dopo questi piccoli momenti, magari piccoli momenti di fibrillazione economica. Le finali di giovanissimi allievi giocate nel VCO, probabilmente in onore di Emanuela Margaroni. Beh, questo è decisamente troppo. Innanzitutto l'onore è del Presidente Bacchetta che rappresenta il nostro territorio in Comitato Piemonte Valle d'Aosta da tanto tempo e credo che gli vada sicuramente attribuito il merito di questa giornata, oltre che alla, alla società Baveno che ha fatto di tutto di più per rendere questa giornata veramente speciale. Il tempo in questo momento non sta favorendo le squadre in campo, però credo che nell'insieme sia stata effettivamente una bellissima giornata, oltre che di sport, anche a livello proprio conviviale. Ecco, venendo un attimo al calcio, non il calcio giovanile, il calcio dei più grandi. La situazione nel VCO, come il presidente Bacchetta parlava di un futuro comunque roseo. Ma io credo che ci siano i presupposti per mantenere tutte le, le squadre che già dispono, disputano i campionati di appartenenza. Eh, qualcuno ha avuto fasi più favorevoli, qualcuno meno, ma credo che il VCO manterrà assolutamente le sue postazioni nei vari campionati, nelle varie categorie. Uno sguardo un attimo all'ossola. Anche a Domo sembra che tutto stia andando per il verso giusto, una vittoria un po' per tutto il movimento calcistico del VCO. Ma sicuramente perché in ossola diciamo che la Juventus Domo come nome, come tradizione sicuramente è stata molto importante nel tempo. Abbiamo avuto il periodo di fusioni e adesso si è ritornati a rispolverare un nome prestigioso. Mi sembra che ci sia entusiasmo, che ci siano persone che hanno voglia di fare e al di là dell'inciampo che c'è stato di retrocessione, io credo che ci siano i presupposti comunque per ricominciare a fare bene e questo è un augurio principalmente. Manuela Margarale faceva riferimento alla Juve Domo, no? Daniele il tuo nome nella prima fase del mercato è stato accostato alla Juve Domo, ti chiedo la scelta di Castelnuovo, poi eh, Soncini direttore sportivo, Sgro, direttore tecnico, insomma la società si è sicuramente allargata, io credo che stia gettando le fondamenta, le basi per un progetto importante, Castelnuovo è a tuo giudizio la persona giusta? Ma sai, anche se ovviamente so che adesso farà il diplomatico. No, nel senso, è, è la prima, prima esperienza in categoria, ma, ma anche Tabozzi è la prima esperienza in categoria e ha, e ha vinto il campionato. Poi sai, alla fine, eh, come in tutte le cose, come è discorso discusso il direttore sportivo di prima, conta l'uomo, eh, conta la società, conta i giocatori, quanti giocatori eh, gli, gli daranno una mano e quindi sai. Eh, io sono sempre, sempre dell'opinione che non è perché arrivi da dieci anni in Seconda Categoria che uno non possa allenare, allenare in promozione. È chiaro che eh, parte da una piazza dove comunque inevitabilmente ci sono delle aspettative, da una piazza importante, ma anche Tabozzi Omeno aveva. Grossa pressione e pure ha vinto il campionato. Credo. Minocci e Cracas dovrebbero essere i primi due arrivi, detto che il parco giocatori della Udoma è ridotto di fatto in minimi termini perché eh, ci potrebbe essere il ritorno di Fernandez. Prima di parlare di promozione, ti chiedo quali squadre, a tuo giudizio, anche se un giudizio per forza di cose sommario, visto che il mercato di fatto non è ancora cominciato, ti chiedo invece Mauro, eh, una squadra che. Sta provando ad allestire, insomma, è su tutti i giocatori. Non vorrei che facesse come Marotta. Io, il tifoso di Ventino, mi auguro che qualcuno di questi famosi top player prima o poi arriverà. È l'Orizzonte United che sembra. Non so se abbiano eh, trovato Atlantide sotto Siciliano, visto che è di quella zona, però eh, tratta Travaini, tratta Pantaleo, tratta Leto Colombo. Insomma, su tutti i giocatori di categoria c'è questa squadra, questa società. Sì, eh, da almeno tre settimane. Su tantissimi giocatori, ma ti dirò addirittura che l'altra domenica, due domeniche fa, mh, mi ha chiamato un dirigente al mattino e se gentilmente riuscivo a procurargli i numeri di Ado e di Zenga, tanto per dire sulla punta che intenzioni avevano, e lì c'era già passato Piero Bon, eh, c'era già passata altra gente. Piero Bon, che invece andrà, che andrà a Iorea a fare la coppia con Pallante, insomma, una bella. Ivrea Pierobon e non solo Piero Bon lo stesso del signore che poi ha accettato le offerte dell'Ivrea era uno dei nomi caldi dell'Horizonte Unite. Sì, eh, diciamo che come matricola è partita almeno come trattativa la grande. Insomma. Poi cosa realmente mi pare che tra gli acquisti veri ci sia De Pero, il portiere nostro 12 dell'anno scorso. E... No, 12 e qui ha avuto un, un sussulto. Eh? Mm. Perché? 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 Mi sarebbe piaciuto vederlo titolare in qualche partita. Mi sarebbe cioè. piaciuto rivederlo titolare. Lui aveva fatto due partite e mezza di fila, cioè sull'espulsione a Pianezza con l'Ascaris di Muriero. Era entrato lui, aveva fatto benissimo un tempo e mezzo. Poi ha fatto bene le due domeniche di, di sua competenza per la squalifica di Moriero e poi è ritornato in panchina. È ritornato in panchina. Qualche partita l'avete vista tutti o in televisione o dal vivo. Qualcosa di storto è andato. Insomma. Ho visto che al nome di De Pero hai avuto una fitta no, al cuore. Ho avuto una fitta al cuore perché mi spiace anche per, per questo motivo, perché De Pero era uno dei pochi giocatori confermati. Però dal momento in cui no, l'allenatore è diventato Cutting, lui ha telefonato e mi ha detto ho già capito tutto, perché Cutting eh, vuole giocare col portiere giovane, fa la coppia dei portieri giovani, lui ha fatto 60 partite con Cutting a Santiago in prima squadra da giovane e, e aveva capito che con l'arrivo di Cutting... Eh, Saltava, saltava non, non per colpa sua. Insomma. Tu che conosci il mercato e poi chiamiamo anche a Lele. Eh, in eccellenza si sta parlando un po' poco di Lomenio, cioè nel senso che Del Baveno oramai 30 anni, Apolloni preso dal, dal Renate Barantani e probabilmente Romano dal, dal Verbagna, forse anche un altro giocatore potrebbe. Arrivare Natoli, il sogno di Pierguido Pistardo che però dovrebbe andare alla Virtus Scusi, abbiamo detto anche settimana a proposito della Virtus Scusa, poi ne parliamo con Daniele. Eh, Cerutti non sarà il direttore generale, c'è qualcuno che, dica, che, che dice che potrebbe addirittura andare in Prima Categoria ad Arona. Dicevo Domegna, no? Sì. Eh, ha sondato Travaini, ha sondato poi che, sondato poi che sì. alla fine è andato alla S1 eh, bisogna capire dietro, credo che qualcosa debba, debba arrivare. Ciano, alla fine è rimasto lo sport in Belenzago. Potrebbe andare Romegna Violi, Valsese da Gagliate. Sì, vabbè, probabilmente loro sono rimasti bloccati un po' per, loro, per i problemi societari, perché la società nuova con la riconferma del presidente Bellosta e di tutto lo staff della settimana scorsa di 4-5 giorni fa, di conseguenza. Da lì adesso ripartiranno, ripartiranno per mettere i tasselli che servono per questa esperienza in Eccellenza. Tra le squadre che si sono mosse di più in Eccellenza, eh, l'Osmo Sunese ha fatto degli inserimenti mirati: i due giocatori rimasti dalla Sunese, Asero e Libralon, e poi il colpo da 90 di Ricchi, e poi hanno un dubbio subonato tra parentesi, richiesto dall'Orizzonte Unite, con un'offerta importante. Anche Massoli per la panchina dell'Orizzonte Unite, adesso <ride> Matti squilla il telefonino. Eh, però so di sicuro che è un pronto un'alternativa, eh, non vorrei creare problemi di nuovo con la società di Borgomanero, però so che c'è pronta un'alternativa di un difensore della Rosa del Borgomanero. E, beh, sicuramente tra le squadre che si sono mosse bene la Pro Settimo, anche perché loro sono convinti anche eh, di, essere, di, di essere ripescati. Eh, se non saranno ripescati, i Dido e i Grancitelli, a cui pare che da venerdì possiamo associare anche Soncini, che sia molto, molto vicino all'accordo, però lui preferirebbe. Se la Pro Settimo rimanesse in Eccellenza perché adesso lancio, allora una, sfida, chiedo, lancio una sfida che... tutta sua eh, nei confronti del Bellinzago. Qual è la. Insomma, ha detto che le squadre sono in costruzione. Se dovessi dire in questo momento e anche per le ambizioni, l'antagonista principale è possibile. Adesso è difficile, però, onestamente, perché eh, di cose vere, 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 di cose contratti veramente a posto secondo me sono pochi, un quadro della situazione in questo momento mh, non è ben delineato, però mh, se rimane la Pro Settimo direi di nuovo la Pro Settimo, ammesso e concesso che il Girone rimanga quello dell'anno scorso, ho sentito gli amici della Greville, ehm, loro sperano, vabbè, gli infortunati sono quasi tutto a posto tranne l'incognita Lopez, loro lì la grossa incognita è quella, e al momento l'unico giocatore che, che, che sono riusciti a prendere è tra l'altro che era in trattativo anche con noi. Poi per motivi di lavoro dice che assolutamente non può muoversi e loro ha scelto la Greville. Invece la promozione, no, eh, Daniele, anche qui ovviamente tutto sommato bisogna anche capire, ad esempio, il Gatinara se sarà ripescato in eccellenza, altrimenti se dovesse fare la promozione, farà sicuramente una promozione per provare a vincerla. Eh, forse non ci sono le almeno sui nastri di partenza quelle squadre che partivano con il dichiarato intento di vincere questo campionato, però è chiaro che la Virtus io credo che farà una signora squadra. Lo stresa è sempre lì. Eh. La Juve Domo e, e ci siamo fiammati a quelli della zona. Eh, Boldini a, a oleggio, eh, secondo me, eh, vuol dire comunque qualcosa, qualcosa di importante. Il, il Varallo, Varallo e Pombia che ridimensiona non è come il Fomarco, che ridimensiona, perché comunque eh, c'è sempre qualcosa di competitivo. Quindi, eh, il Fomarco ridimensiona? No, nel senso Fomarco non è che ridimensiona sotto l'aspetto che una cosa che ai più è sfuggita in, questo, in questi ultimi anni è che l'anno scorso Fomarco ha fatto un passo importantissimo nella, con la fusione della, col, Don Bosco, col Don Bosco e con l'acquisizione di un settore giovanile che a oggi è praticamente completo, nel senso che manca soltanto una squadra e poi, poi è completo. È chiaro che un conto è avere un budget e doverlo buttare e poterlo buttare solo nella, nella prima squadra. Uh, un conto è avere un budget e comunque avere un settore giovanile importante, strutture, strutture di un certo tipo. Infatti io ti dico: uh, noi ridimensioniamo nel senso che i soldi a, a disposizione da spendere sono, sono meno di quelli dell'anno scorso perché comunque uh, oltre alla crisi. Eh, che, che si ripercuote su tutti, c'è comunque questo discorso del settore giovanile. Bravo, mi, mi hai detto un altro assist e vi chiedo a entrambi questo: io sono d'accordo con te in questo senso. Secondo me è quasi impossibile avere una squadra, una prima squadra di un certo livello e un grande settore giovanile. Sono due cose che o uno investe nel in settore giovanile o uno investe nella prima squadra. Non so se siete d'accordo eh, allora. Per quanto riguarda la nostra realtà ti dico, gli investitori eh, a Fomarco sono gli stessi di quando non avevamo il settore giovanile. Quindi è, è, inevitabile, è inevitabile che con la forza economica che abbiamo, ed è anche uno dei motivi per cui eh, io ho scelto di rimanere, perché comunque quest'anno noi andiamo incontro a una stagione eh, senza dubbio difficile. Eh, perché, eh, se l'anno scorso mi dicevi eh, ci salviamo, eh, nel senso se non ci salviamo mi, mi butto nel torce. Quest'anno ti dico ci salviamo, non lo so perché non sappiamo che squadra riusciamo a fare. Ma eh, con la società non mi sarei mai sentito di eh, mollarli, mollarli quest'anno. Certo. È un progetto che, che condividiamo, è un progetto che, del quale io sono stato partecipe dal primo momento, ed è inevitabile che le risorse da eh, buttare nella prima squadra siano inferiori. Mauro? Beh, devo dire che mh, con questo insediamento a Bellinzago, con questa nuova realtà dall'anno scorso, lo Sporting Bellinzago che fa da traino, noi quest'anno metteremo in campo, oltre alla formazione Juniores, anche una squadra di allievi, Sporting Bellinzago, allievi 97. Il Bellinzago Calcio, che è rimasto dietro come società di, 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 di settore giovanile, proporrà. Un'altra squadra 97 allievi, una squadra 98 e completerà tutto il settore giovanile con le squadre giovanissime esordienti Pulcini e Primi Calci. Non so se, se noi facciamo da traino o meno, comunque, se ha recreato un po' di entusiasmo e un po' di, 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 di interesse anche a Bellinzago. Uh. Calcio Mercato vuol dire anche e soprattutto Guido Ferraro, quindi ritorno agli appuntamenti del mercoledì, il primo, appunto mercoledì 26 giugno, al fenomenon di Fontaneto, poi per sei mercoledì consecutivi appunto gli addetti ai lavori potranno ritrovarsi per parlare di calcio e per fare le trattative. L'intervista di Andrea Paleari a Guido Ferraro. Siamo con un grande giornalista, Guido Ferraro, uno dei più grandi esperti anche di calcio dilettantistico in Italia. Guido, c'è un appuntamento da ricordare a tutti i nostri telespettatori, assolutamente da non perdere. Sì, di cui tra altre cose dilettanti per dire, la trasmissione condotta da Daniele Piovera patrocina questo, questo evento importante che per la seconda estate consecutiva si terrà la discoteca Fenomeno a Fontaneto d'Agonia in una location molto gradevole, in mezzo al verde, eh, a condizioni anche per chi ci vuole, vuole fermarsi a cenare, veramente. In Molto favorevoli e soprattutto credo che sia la possibilità. Il calciomercato oramai, inteso come tale, ha un po' perso il, il, la sua importanza perché nell'era del, della tecnologia e di, delle società, dello svincolo, soprattutto i giocatori oramai sono liberi del loro destino. Però eh, credo che sia una cosa bella anche per ricordare le società che hanno vinto i campionati. Recentemente la Sunese ha vinto per la seconda volta in questa stagione il, il titolo non solo il campionato ma il titolo regionale. E soprattutto tutte le società dal Borgo Manero che è tornato in serie D, in una categoria che le appartiene di diritto, al Gozzano che si è riconfermato in questo campionato. Si terranno il vernissage mercoledì prossimo, l'ultimo mercoledì del mese di giugno e poi quattro mercoledì a luglio. L'invito è che tutte le società abbiano voglia di fare quattro salti a Fontaneto d'Agogna alla Discoteca Fenomenon, dove dobbiamo ringraziare Marco. E Monica, il marito e la moglie, i due titolari della discoteca Fenomeno che ci hanno ospitati, sperando che possiamo vivere serenamente, tranquillamente, allegramente questo periodo di interlocutorio della stagione, che proprio interlocutorio non è, perché ha sicuramente una sua importanza. E secondo te che tipo di calciomercato sarà? Ma sarà un calciomercato che riflette un po' quello che succede nei grandi club professionistici. Il calcio sta cambiando. Chi capisce che sta cambiando e accetta le nuove regole eh, basate ancora su dei valori che vanno non solo sotto l'aspetto economico, ma sotto l'aspetto dell'attaccamento alla maglia, la voglia di fare. Eh, riuscirà a far bene. Io credo che comunque non siamo messi male come qualcuno vuole far credere, soprattutto in questo angolo di Piemonte dove il Belizzago credo ritenterà l'assalto alla Serie D, dove Gozzano, Borgomanero e Verbagna vorranno difenderla questa Serie D, dove abbiamo un bellissimo campionato di promozione con tante realtà importanti e anche credo che sarebbe bello che in queste serate non ci siano solo le cosiddette grandi, le big ma che ci sia anche la partecipazione delle squadre di prima, di seconda di terza categoria perché dove rotola un pallone è sempre bello che ci sia passione, che ci sia entusiasmo e quella passione genuina che arriva dai campionati minori, l'ultima bella favola, la scritta al piedi mulera del presidente Tomola, salito per la prima volta in promozione, un paese di, con meno di 2000 abitanti, e credo che il calcio novarese eh, stia lottando con le unghie e con i denti, ma che sia messo molto meglio rispetto ad altre realtà della nostra regione e della nostra, della nostra nazione e soprattutto ci sia composto ancora da molti dirigenti seri. Abbiamo visto l'Oleggio dove è tornato Giancarlo Boldini accanto al presidente Fernando Foglio, Ferrero che è andato alla Pombiese, insomma io vedo che c'è un bel fermento. Sotto sotto possiamo essere soddisfatti, adesso aspettiamo tutti al fenomeno. Quindi quando dice Guido una cosa non si può ovviamente mancare, abbiamo visto anche le immagini del servizio del Molera, tante conferme eh, da parte della società del Presidente Beniamino Tomola con Arceri, Mammucci, Alberti Violetti, Nino, Rota, probabilmente Palfini, mentre Matteo Primatesta rimarrà in prima categoria a fare la differenza di fatto fatta, scusate gioco di parole, con il Fondo Toce e conferma Daniele Massoni. Che cosa che Matteo Prima testa farà differenza? Sì, nel senso che, che l'ho trovato anche sulla mia pelle. E che Matteo Prima Testa va a fonotoce, direi che è abbastanza probabile. Un'ultima cosa per tutte e due, parlavamo della crisi del calcio al mercato, io credo che in un certo senso la crisi possa riavvicinare invece al mondo del calcio, perché la gente era un po'. Ehm, non dico arrabbiata, però perplessa di fronte a certe cifre che giravano anche nei campionati minori. Adesso gioco forza non ci sono più quelle cifre, quindi può, un, può esserci un riavvicinamento. Daniele, poi Mauro, poi salutiamo. Eh, la, speranza, la speranza è quella. E se poi, come diceva prima il direttore, se eh, Sky ci aiuta nella programmazione della, delle, delle partite di cartello o qualcosina si, si guadagna sicuramente. Oppure anticipi il sabato, lo Sporting giocherà il sabato? Sì, la novità di quest'anno è che lo Sporting chiederà di giocare al sabato sperando che poi le società accetteranno almeno per quanto riguarda questo, questo nostro impegno nuovo perché non dipende solo da noi, dipende anche dalle società che accettino poi di venire a giocare al sabato in casa da noi. Per il resto, già l'anno scorso da noi il Press aveva fatto una politica importante che era quella di fare un di un costo in abbonamento per l'Eccellenza, direi 50 euro l'abbonamento per, per le 15 partite d'Eccellenza, quest'anno diventeranno 17, ma penso che il discorso dei 50 euro non li vada a toccare. Poi aveva fatto il discorso dell'ingresso gratuito agli over 65. E devo dire che un centinaio di italiani di omaggio quasi tutte le partite c'erano questo ha contribuito molto a ricreare insomma, un po' di entusiasmo un po' di pubblico perché noi abbiamo fatto onestamente una buona media di pubblico quest'anno a, a Bellinzago e Speriamo poi, che anche l'anno prossimo si possa... Sì, Sì, speriamo che l'anno prossimo si possa continuare su queste basi e poi, come, come dicevo prima, al Mister, se, se Sky libera le partite, più, cioè ne lascia due o tre al pomeriggio, però, due o tre di, di bassa classifica o non importanti, non seguite dalla massa, e sposta le altre sabato sera o domenica sera. Siamo tutti più contenti. Siamo tutti più contenti. Quindi io ringrazio a proposito, diceva de, del pubblico, io vado sempre volentieri a Pieve Vergonte perché ci sono alcuni personaggi, Panighetti su tutti, che meritano sempre il prezzo del biglietto. Io ringrazio Mauro Torino, ciao Mauro, buon mercato. Grazie a voi dell'ospitalità e arri arrivederci al calcio a mercato. Assolutamente, grazie a Daniele Massoni. Grazie mille, buona serata. Un saluto speciale appunto a Panighetti che non può mai mancare, ci vediamo lunedì prossimo con Dietanti per Dire.